Il mondiale deve ancora iniziare e ci sono colpi di scena uno dietro l'altro. Il passaggio di Hamilton alla Ferrari per il 2025 è stato un fulmine a ciel sereno, un'autentica bomba a mano, dato che Hamilton aveva firmato un contratto biennale l'estate scorsa, coprendo due annate, il 2024 e il 2025. Quindi è anche per questo che la notizia è stata accolta con tanto clamore. Il contratto di Hamilton prevedeva una clausola rescissoria per il 2025 che ha subito usato prima ancora di provare la Mercedes del 2024. C'erano state tante voci subito smentite nel 2023, ma adesso è tutto ufficiale ed è la più grande mossa di mercato degli ultimi tempi. In tanti erano sicuri al 100% che Hamilton avrebbe finito la sua carriera in Mercedes, dato che, come ha detto anche lui, conosce meglio i motori Mercedes di chiunque altro. Ora però la storia con la stella a tre punte si è conclusa e andrà nella casa di Leclerc. La vera domanda che bisogna porsi è: perché proprio la Ferrari? Che garanzie può dare un team che è un cantiere aperto ormai da anni, fra cambi di personale e riorganizzazioni interne? Quello che penso io è che il 7 volte campione del mondo non credeva più nella sua squadra e, come è noto a tutti, vuole vincere prima di dire addio alle corse. E a quanto pare la Ferrari per lui rappresenta l'ultima opportunità. Non scordiamoci però che John Aitken e Vasseur hanno sempre ammirato e rispettato Hamilton. E Frederick Vasseur è stata anche la ragione del successo di Hamilton in Formula 1. Adesso che ci stavo pensando però vorrei farvi notare un particolare. Sembra quasi di rivivere una sensazione del passato. Vi ricordate quando Hamilton lasciò la McLaren nel 2012 per approdare in Mercedes nel 2013? Esattamente un anno prima dei cambi regolamentari e poi dal 2014 in poi non ce ne fu per nessuno. La mossa di Hamilton sembra quasi un voler puntare non al 2025 ma dal 2026 in poi, quando il regolamento tecnico cambierà. E sicuramente Hamilton spera che lo scenario possa anche ripetersi. E bisogna anche dire che la Ferrari è sempre stato un suo sogno ed è stata l'unica opzione valida per lui oltre Mercedes. Adesso però chi sostituirà Hamilton in Mercedes? Chi sarà il dopo Hamilton? La risposta a questa domanda sembra ovvia, Carlos Sainz, ma ci potrebbe anche essere dell'altro. Un pilota su cui la Mercedes ha sempre puntato era Lando Norris, solo che adesso è più blindato che mai. Perciò la Mercedes potrebbe puntare su quelli che saranno gli svincolati del 2025. Forse la vera risposta potrebbe essere Fernando Alonso, dato che Alonso e Hamilton condividono esperienza, grinta e abilità. Però questa mossa potrebbe portare divisione all'interno del team, dato che la Mercedes punta su Russell nel lungo termine. Anche se Russell non ha avuto una stagione 2023 ricca di soddisfazioni come quella del 2022. Per il pilota inglese l'anno scorso è stata una stagione ricca di alti e bassi e sicuramente vorrà rifarsi. La Mercedes però sembra intenzionata a non voler giocare più con due punte, viste tutte le scaramucce che sono successe nel 2016 e quindi sembra alla ricerca di un gregario, un po' come lo fu Bottas con Hamilton, anche se richiamare Bottas in Mercedes direi che è impossibile. Un'altra opzione potrebbe essere Albon, che è migliorato in maniera esponenziale durante la sua permanenza in Williams, riuscendo nell'ardua impresa di rifarsi una reputazione dopo la deludente esperienza in Red Bull. Addirittura Esteban Ocon sarebbe un'alternativa valida, anche se ha l'abitudine di scontrarsi spesso con i compagni di squadra. Oppure dai, viaggiamo con la fantasia, perché nel 2025 non potrebbe capitare il debutto di Andrea Kimi Antonelli? Subito al debutto in Mercedes, un po' come fece Hamilton quando debuttò nel 2007 con la McLaren. Vedremo cosa accadrà e vedremo anche se la Mercedes ha già un piano di riserva per il dopo Hamilton. Ma adesso gustiamoci il 2024 e aspettiamo il 2025 con molta impazienza.